Allora, sto guardando. Ma la faccia della famiglia, oh, quanti cacchi sono? È pieno di Goomba. Ciao nonna. Nonna Goomba, dimmi. Mario, ciao ragazzotto, puoi chiamarmi Guma. Ma non è il Pokémon Guma? È un Pokémon. Sono la nonna. La nonna Goomba. E quindi è da lì che mi è arrivato il nome. Ah, ok, perché da bambina te ovviamente ti avevano già chiamato come la nonna, giusto? Un po' tipo lo chiami nonna Goomba e perché? È perché da piccola sapevano già che avrei fatto la nonna. Voi hai già incontrato il mio nipote, mia nipote, boh? Ma sono... Oh, sì, non sono carini. Little Goon... Sì. Grazie. Fammi vedere un attimo cosa c'è da fare, più che altro che io ancora non ho capito. Cioè, posso fare qualcosa? Sei il vecchio? Oh, mi hai startlato. Sì, Mario, giusto? Oh, ti sei svegliato alla fine. Buono. Chiamami Gumpa. Ah, è lui Gumpa. È il nonno. Gumpa. I'm sorry. Scusa, would you mind giving me delay the analysis? I'm pretty. Sono abbastanza occupato a mettere a posto la veranda. Ma ha proprio scritto veranda? Cioè, veranda in inglese è veranda? Si traduce così? Fantastico. Veranda. Non lo usa neanche mai come parola veranda. Ascolta, chi devo andare a salutare? Sono Gumbario. Sono il tuo più grande fan. Addirittura. Ho ammazzato centinaia e migliaia di voi. Ma vabbè. You don't know what this mean for me. Non sai cosa significa per me vederti. Prego. Grazie, arrivederci. Forse devo parlare con lei. Vabbè. Grandi. E sono così contenta di incontrarti. Sono felice di vederti sveglio. I can't tell you how worried I was when you were just lying there. Sì. Ha detto che è felice. E basta? Devo visitare qualcun altro? C'è qualcun altro di strano? Qua c'è un blocco? No. Questo è vestito uguale. Oh, lì c'è il salvataggio, bello quello. I want to go with you too, you know, but daddy told me it was dangerous. Ok, vorrei venire con te, ma il babbo mi ha detto che è troppo pericoloso. Va bene, c'ha ragione tuo babbo. Potresti vedere una distruzione dei tuoi simili. Come stai, Mario? Tutto a posto? Feel free to rest in our house. Fai come se fosse casa tua. Ok. Ah, sto aggiustando. I danni del terremoto. Ok. Ha detto che ci ha speso un'eternità per mettere a posto questo cancello. Te ne vuoi andare adesso? Ah, il Shooting Star Summit, something important, sicuramente qualcosa di importante. La cima è vicino a Toad Town. Se prendi questa strada tutto dritto, raggiungi Toad Town, la casa di Principessa Peach. Sì, ormai. Ex. I believe the Shooting Star Summit is just beyond there. È proprio lì dietro. Too bad, peccato che non puoi restare. I feel like I just met you. This is crazy, but it is my number. No? But you did call, no, come back and visit. Torna indietro se vuoi. Buona fortuna, Mario. Oh! Perché è qua lei? Il mio istinto era giusto, aveva ragione. Mario, non riesco a credere che tu sei ancora sui tuoi piedi, cioè sei ancora in piedi dopo aver preso una batosta da Re Bowser. Una batosta del genere da Re Bowser. Sei veramente uno tosto, ok. I was smart to come here to check you. Sono stata intelligente a venire qua a controllare. Perché magari pensava che fossimo ancora vivi, e infatti c'aveva ragione. Cos'è quella roba lì, babbo? Che roba è? Cos'è quella strana cosa volante? Strana? Che ragazzina rude. Sono una bellissima cupa con un bellissimo nome.
Kami Koopa. Ah, si chiama proprio Kami Koopa. Proprio un Koopa comunque. Beh, I wish I had visited you a lesson, but no. Speravo di avere del tempo per insegnarvi una lezione, ma non ce l'ho. Mario, ascolta qua. È inutile che cerchi di salvare la principessa Peach. Ridicolo. Laudable. È qualcosa di divertente comunque. Cioè, fa ridere. Come hai visto, Re Bowser è ora più potente che mai. E non potrai sconfiggerlo. Ecco, un regalo da parte sua. Che gentile. Ma perché sul cancello? Ma lo fanno apposta! Mario, you will kneel and weep with my wonderful changes in Bowser's Mates. Vedrai cosa ha fatto Bowser. Il tuo mondo è nostro ora. Ma gli hai spaccato il cancello, ma che cattiveria gratuita! Ma lui non c'entrava neanche niente. Avevo appena riparato il cancello. Nobody say gate to me. Kami Koopa, quella maledetta. Hai sentito che cosa ha detto sulla principessa? Non è che sia proprio delle migliori cose. Spero che non gli sia successo niente. Cosa? Bowser went and kidnapped. È arrivato Bowser e ha rapito la principessa Peach. Ancora? Sì. Incredibile. And now you have to go to Shooting Star Summit and help save her. È ora di andare là per salvarla, sì. Questo potrebbe essere un problema. Dobbiamo fare qualcosa, no? Mario deve salvare la principessa. Nobody else can do it. Non nessun altro può farlo. Oh, ho un'idea. Forse possiamo rompere questo blocco con il grande martello Goomba. I think it's using to fix the veranda. Lo sta usando per fissare la veranda. Vai a chiedere, ok? Va bene. Prima volevo fare un'altra cosa in realtà. Perché di qua si faceva qualcosa. Ah, di qua è da dove mi hanno raccattato da terra. Ok. Posso fare qualcosa qua? No. Che strano che l'abbiano messo. Cioè, è bello, è carina come cosa. Perché bene o male, dai, non è un buco in giro. Nel senso, dov'era Mario prima? Boh. Qua? Ok. Questo è chiuso. Lì c'è la casa di Koopa. Vabbè. Del Toad. Allora andiamo dal Goomba. Andiamo a rubargli il martello. Poi forse posso spaccare anche quell'altro cancello. No, vabbè. È crollata la veranda, raga. È crollato il balcone, è crollato tutto. Vecchio? Oh, vecchio, sta a posto? Oh, la mia schiena. Qual è stato? Oh, Mario. Ricordo di un grosso crash, un rumore, e poi la veranda è caduta. E io sono caduto anch'io. Sei caduto anche te? Just step out the door into the air. Ah, hai messo il piede fuori e non c'era niente, quindi sei caduto. Bene, ok, allora l'importante è che stiamo bene. Il problema è che non possiamo tornare a casa per colpa di quel blocco nella via. Tocca che tiri fuori il martellozzo. Questo blocco non dovrebbe essere qui. Beh, è un problema per noi. Eh? Il martello? Oh, certo. Dove è andato? Lo stavo usando per mettere a posto la veranda, quindi dovrebbe essere qua da qualche parte. Nowhere to be seen. I guess it must have fallen somewhere over there. Ok, deve essere caduto da qualche parte perché non è qui. Cerchiamolo. Mi pedina? Sì. Allora, penso che sia da questa parte. Non so come abbia fatto a cadere così lontano, ma potrebbe essere. Il martello deve essere da qualche parte qui vicino. Assomiglia a questo. Grazie, penso di sapere cos'è un martello. Cerca nei cespugli. Se appare un punto esclamativo, controlla. Sì, appare sempre il punto esclamativo. Monete. Me ne faccio qualcosa? Non mi dicono niente? No.
Buone, buone le monetine. Questi? No? Questi saranno tutti da fare col martello. Sicuramente da qualche parte qua. No, niente. Allora, io le monete le prendo anche se me ne danno tipo una, ma vabbè. Hai trovato il martello? Ora può fare l'attacco hammer. You can smash yellow block with this hammer. Oh, ecco qua. Proprio il martello. Hai il wager? 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 That if you use the hammer you can break the block. Puoi rompere il blocco. Puoi usarlo pure per colpire gli alberi e farli oscillare. Ogni tanto cade qualcosa. Poi premendo B. Quella è una giravolta. Com'è B? Oh, ok, ho trovato B. Ah, ma allora è facile. Ottimo. Quindi abbiamo adesso il salto classico e il martellozzo. Che in teoria posso usare anche per colpire i nemici. Se fa quello che penso. Doppia moneta buono. Posso spaccare anche queste? Sì. Non mi segno quante monete ho? No. Ma io adesso vado a spaccare tutto. Dolly. Una bellissima bambola che assomiglia proprio a Peach. Gumbaria ha detto che ha perso quella bambola. Ah. Sarebbe molto contenta se gliela riportassi. Many people lose things all over the place, you know? It almost makes someone feel... Sì, ha detto che dobbiamo riportargliela a Goomba. Perché l'ha persa lei. E quindi ne sarebbe molto contenta. Va bene. Posso spaccare anche questi? Posso spaccare tutto. Vi apro la testa adesso. Anche al vecchio gli apro la testa. No, si scherza, vecchio. Non ti preoccupare. Qui non posso fare più nient'altro. Possiamo andare avanti. Salvataggio, vabbè, per ora possiamo lasciarlo un attimo da parte. Bene, abbiamo trovato il martello, quindi possiamo andare a casa, forse. Niente. Ho preso le botte. Dove va? Che è successo? Ma chi siete voi? Questo è il mio parco giochi, idioti? Ma cos'è sto robo? Nessuno mette piede qua senza il mio permesso. Nessuno. Preparato a star crying. Preparatevi a piangere ai piedi di Master Junior Trupa. Questo sta male, mi sa che ha preso poche botte da bambino. Sono Junior Trupa, il boss il boss della gang del vicinato. Un po' un bullo, ovviamente. Ma che cacchio. Ah, sembra che abbaia più che mordere. Puoi batterlo facilmente. Boost yourself up and don't take any leap. Chiaro. Io starò qua di fianco a te, sto dietro di te per guardare i tuoi progressi. Grazie, nonno. Allora, gli tiro le martellate. Sì, mi piace di più la martellata. Uno. Eccellente, ottima mossa, andiamo avanti. Contentissimo. Come funziona il martello? Non ci sono dei tasti da premere? Non c'è niente da premere, raga. Salto in testa? No, è sempre uno. Mi sto solo scaldando. Va bene. Non so se devo premere qualcosa, ma è sempre un danno a botta. Dai, Calimero. Io sto premendo magari qualche tasto. Ce la stai quasi per fare, continua. Molto bene, l'hai richiesto tu. Say hello to Junior Troop. Di ciao all'attacco speciale di Junior Trupa. Piena potenza. Dov'è? Impazzito? Niente, non posso. Due mi ha fatto il maledetto. Martellata in testa. È morto? È morto. Ha cagato stelle. Mario, è stata una bellissima battaglia, ma insomma. Hai ottenuto Star Points. Ottieni Star Points ogni volta che batti un nemico. Ok, every time you save up 100 Star Points. Ah, ok, l'exp. Ogni 100 Star Point sali di livello. Try hard to get points. Va bene.
20 star points. Quindi sì, si può farmare bene o male, dai. Si può fare. No, stavo vincendo io. Tornerò, Mario. Va bene. Possiamo andarcene? No, davvero, tornerò. Ho capito. Va bene. Non ho detto mica niente. Si può farmare qualcosina ogni tanto, giusto per appunto per salire di livello, che non si sa mai. Che può sempre servire. Allora, adesso possiamo spaccare questo e spaccare quello di sopra. Questo giusto per. Ok, il mushroom per recuperare vita. Ovviamente ci sono gli strumenti. Sì, bla bla bla. Suppongo anche che si possono usare da quel punto là. Questo cos'è? Per ricaricare la vita. Ok, tutta la vita. Con quei blocchi lì si recupera tutto. Ok. Altro? Qui cosa abbiamo? Niente. Quello mi sa che ancora non si può spaccare. Credo che ci servirà un martello un po' più potente. Da questa parte non so, lì mi sa che si sale. Provo ad andare da questa parte. È Seabed Goombas da quella parte. Sono fedeli a Bowser. If they see you, they'll attack you without hesitation. Se ti attaccheranno. Ok. Ok, sì, funziona come al solito. Se riesci a tirare da martellato, a saltare in testa da queste parti. La battaglia inizia con dei danni extra praticamente. Striding Force Lily Help when. Ok. Però se di qua si va avanti allora. No, perché magari mi fermava. Non mi ha fermato. Io voglio vedere qua sopra. Abbiamo un filo di fuoco. Buono. Pensavo che da lì si tornasse proprio sopra. Vabbè. Sì, provo. Posso provare a tirargli una steccata in testa? Qualsiasi cosa, no. Gli tira una staccata in testa. Fuck off. Beh, niente, come non detto. E vabbè, sì, le battaglie comunque, raga, sono le classiche. Quindi, a parte il tutorial e tutto, queste si possono skippare. Volevo giusto vedere, a parte 2 star points per aver battuto un Goomba. 2 su 100 star points. Ma quello è un revitalizzante dei Pokémon? No? Come funziona quella roba? Sassi non posso romperli. No, perché non penso sia come gli altri che magari devi strappare la roba dai muri o roba del genere. Questo mi ha dato 3 punti ed è come al classico che per l'appunto determinati Goomba o determinati nemici non possono essere colpiti e sono immuni a robe. Ci hanno semplicemente spiegato quelli con le spine in testa, non puoi saltarli con le scarpe. Non so se anche qua ci saranno le scarpe ferrate, come era con quegli altri che ho provato. E il martello non puoi colpire quelli volanti. Io nel mentre raccatto roba. Poi, meno male, se c'è qualcosa che posso vedere, insomma. Hai ottenuto uno Star Piece. Ok, wait and see what this is for. Aspetta e vedrai a che cosa serve. Ma è un oggetto da usare in battaglia o un oggetto a caso? E comunque sto morendo e meglio se torno già a curarmi un attimo dietro. La situazione non è delle migliori. Per il semplice fatto che i nemici tornano. Cioè, ho cambiato una zona e i nemici sono tornati tutti. Un problema. Non ti preoccupare, non vi preoccupate, kids, thanks you, I made it back. Sono tornato indietro, grazie a Mario, ce l'ho fatta. Mi sa che non si stava preoccupando nessuno. È chiusa? Lascia che te lo apra io. Grazie. Ah, abbiamo anche la bambola, volendo. Goomba! Dove sei stato? I look outside, both of you can veranda. Ok, non c'è più niente. Goomba, sono stato preoccupato. Mi sono preoccupato, sì. Non vi preoccupate, ragazzi. Scusatemi. I didn't mean to make you fret. Non volevo far fret. Far preoccupare. Sono tornato sano e salvo. A chi la do la cosa? Ora, prima che me ne dimentichi, ho deciso di to give you something, Mario. Wait here a minute. Ti voglio dare qualcosa. Ehi, con la bambola che c'hai lì? È quella che ha perso Goombaria.
Lei la stava cercando, gliela vuoi ridare? Sì, me ne faccio niente, tanto, non ti preoccupare. È la mia Dolly, è la mia bambola. Oh, grazie mille. Sono così felice. Mia piccola bambola, non ti perdere di nuovo. Ecco un regalo da parte mia. Uno Star Piece. E prendi anche questo. No, quello te lo puoi tenere. Mario era rabbrividito per un attimo. You work out. Ti alleni. Io studio autodifesa leggendo libri. No, autodifesa non la studi leggendo i libri, la pratichi. Ascolto papà e nonno. E mi pratico anche no, ogni giorno. Ah, va bene, quello è già meglio. Avete dei grandi muscoli, ma non hai le braccia. Vabbè. La testa di Gumbario è forte, dura come una roccia. Quando fa un headbonk, una capocciata, fa veramente male. E fai silenzio, Gumbaria. Mi stai imbarazzando. Ovviamente è vero. Va bene, modesto, eh? Scusa per averti trattenuto, Mario. No, stavamo solo rappando. Rappando. Ah, vabbè, scusate. Devo dare solo questa a Mario. Power Jump Badge? Ma sono scarpe chiodate? È chiamato Badge. Ok. Se li indossi farei più danno. Ma è un oggetto da usare? Puoi solo farlo se indossi il badge. Ok, indossalo, cioè mettitelo su, equipaggialo. Vuoi una quick lesson su come usare il badge? Sì? Ora premi start, ti apre il menu. Ah, c'è il menu! Ah! Qua, badge. Ok, this one takes one BP. E io ne ho tre. Ok, lo vedo lì sotto. Ho 3 BP e questo me ne usa uno. Ho capito. Ricorda, you need flower points to use this power jump technique. Ti ricordi quel blocco? Sì. Ti ricarica tutto. Comunque, Mario, ho sentito da Guma. You're taking it up yourself to try rescue Bowser Clutch. Sì. Stai cercando di salvare la Peach dalle grinfie di Bowser. Sì, Mario può battere Bowser con una mano legata dietro la schiena. Infatti ho perso. Vabbè, Mario, Gumbario. Mario, per favore, prendi il martello. Di sicuro ti servirà. E la veranda? Non ti preoccupare della veranda. Vai per il tuo viaggio, ok. Anche per forza, perché mi serve per passare, per andare avanti. Avventure, sei così fortunato. Salvare le principesse, che bello. Voglio diventare un avventuriero anch'io. Anch'io. Anche il nonno, anch'io. Ecco un'idea, Gumbario. Perhaps the timing is perfect, you're no longer a child. And evil times are upon us. Andrai con Mario? No? Cioè, ho detto, sei grande, non sei più un bambino, vai con Mario. No? Ma tenetevelo? Posso andare davvero? No? Mario, non te ne pentirai. No, no, no. Cioè, devo girare con coso? Ma che cacchio vuole? Premi per chiacchierare. Ti aiuta pure durante le battaglie. Può attaccare con l'headbonk. Oppure tipo. Ok, tipo dire le tecniche e gli HP dei nemici. Va bene. Gumbare si rivelerà un grande accompagnatore. È tempo per il mio pisolino. Sarò io a casa. Buona giornata, buono tutto e arrivederci. Grazie, vado a dormire. Ciao. Vado a finire i miei giorni nel letto. Va bene, nonno.
Così bello. Aspetta, i tuoi HP sono un po' bassi, ma in realtà no. Perché non ti riposi? Ma perché no? Mi hai già rotto le palle, guarda, sei qua da 5 minuti neanche, mi hai già rotto.